Pochi attimi ancora prima di dare il via a questo match. Si preannuncia una sfida a distanza anche sulle tribune. Un caloroso saluto da Pierluigi Parlo, con me come sempre Daniele Adani. In palio oggi 3 punti per la classifica. Di fronte in campo Forest Green Rovers e Colchester United. Un saluto a te Pierre e agli amici a casa. Ne ho viste commentate tante di partite, ma ogni volta è come se fosse la prima. Non vedo l'ora di iniziare. Si fa saltare troppo. C'è spazio davanti a sé. Aveva solo il portiere da battere, sembrava una formalità, e invece intervento da applausi. Una parata destinata a finire dritta negli highlights del match, Pierre. 1-0, eccolo il primo gol della gara. Colpo di testa che non ha lasciato scampo al portiere, ma ha sfruttato nel migliore dei modi l'occasione che gli è capitata. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Perde il controllo della sfera. Non interrompe l'azione l'arbitro per il vantaggio. Accompagnano l'azione. Male qui il difensore. Cross in mezzo. Palla allontanata, ma non è finita. Squadra ospite protagonista di un campionato fin qui decisamente brillante. Fin qui le cose per loro stanno andando per il meglio, Pier. Sono primi e mostrano un occhio qui del forgo qui, eh. Attento il portiere, non è finita. E il pallone va dentro nonostante la prima grande risposta del portiere. E il replay del gol evidenzia la bella conclusione sul secondo palo respinta dal portiere. Palla che poi è terminata a un compagno che l'ha messa dentro. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Ha scelto bene il tempo. Diallo. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Azione che si fa interessante. Wilson lo salta di netto, comodamente recupera il pallone. Viene affrontato da un avversario. La squadra di casa ha tenuto di più la palla, come sottolineato anche dal dato sul possesso. Vedi come si divertono quando giocano. Continuano a creare occasioni, la palla gira velocemente, infilano la... Brutta entrata, qui può arrivare un provvedimento disciplinare. Ammonito qui l'autore del fallo. Deve stare attento ora se vuole finire la partita. Conclusione che non crea problemi al portiere. Diallo. Wilson avanza a caccia di spazi. Buon tackle, ha concesso la touche, la rimessa con le mani. Brutto passaggio e pallone regalato. Ripartono in campo aperto. Supera l'avversario. Pallone in possesso del portiere. Diallo. Wilson può metterla in mezzo. Taglia in mezzo. Wilson non la blocca, attenzione. Pericolo sventato.
Ci sarà solo un minuto di recupero. E dopo la fine della prima frazione, dunque 2-0, squadre che tornano negli spogliatoi. Ci sarà un cambio. Tutto pronto, comincia la seconda frazione. Tutto fermo, c'è fuori gioco. Occhio al pressing. Riconquistano palla. Attenzione, occhio alla conclusione. Decisivo qui l'intervento del portiere che ha salvato tutto. No, fermo un attimo. Qua si è davvero superato. Intercetta palla, vediamo se la sfruttano. Si mette in proprio, tiro intercettato. Bravo, evita che il pallone esca. Posizione interessante. Occhio qui. Può andare nello specchio. Eccolo il gol. Sono tre adesso le reti da recuperare per gli avversari. Questo replay del gol, da apprezzare la coordinazione con cui ha impattato la palla. Non può far niente il portiere qui. Ora conducono per 3-0. Occhio che guadagna metri. Sventa qui la minaccia. C'è spazio, occasione. Pallone regalato. Riconquista palla con un contrasto. Ha spazio per andare. Prova a colpire al volo. Sventa bene questo tentativo il portiere. Occhio al corner. Pulisce l'area. Contrasto eccezionale. Palla che finisce dalle parti del portiere. Ancora 600 secondi alla fine. Possesso perso. Passaggio intercettato. Ottimo tackle qui. Hanno spazio per ripartire. Ci sarà un minuto di recupero. Possesso perso.
Non c'è più tempo, signore, dunque il match. Trasferta amara per la formazione ospite che torna a casa senza punti. E questo è un KO pesante. Hanno sbagliato completamente l'approccio. Nelle prossime ore servirà un'analisi lucida per capire proprio cos'è che non ha funzionato. Si passa, c'è spazio davanti a sé. Pochi attimi ancora prima di dare il via a questo match. Si preannuncia una sfida a distanza anche sulle tribune. Pierluigi Pardo e Lelio Dani in vostra compagnia per una partita che si preannuncia spettacolare. Il campionato è grande protagonista quest'oggi. Si affrontano Stevenage e Colchester United. Sono proprio curioso di vedere che partita verrà fuori, eh? Ci sono tutti i presupposti per assistere a un bel match. Spero di non essere smentito. È in buona posizione. Si fa spazio. La traiettoria verso il centro. Interviene e riconquista il pallone. Palla recuperata, azione interrotta. A metri per andare. Palla in rete, la squaccano subito. Gol che ci viene riproposto da altra angolazione, da apprezzare sicuramente la conclusione dell'attaccante, bravo ad approfittare del piazzamento errato del portiere e ha lasciato troppo spazio sul primo palo. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Se lo beve, guadagna metri. Azione che sfuma, ottima lettura difensiva. Interrompe l'azione e recupera palla. Cattiva gestione della palla. Occhio al pallone filtrante. Palla che giunge a destinazione, occhio. Occhio perché il pallone è ancora in mezzo. Offside segnalato dall'assistente. Avevo qualche dubbio in presa diretta. Anch'io pensavo che avesse preso bene il tempo alla difesa, invece no, questione di centimetri. Avanza verso la porta. Ottima chiusura difensiva. Prova un pallone lungo. Posizione ideale. La allontana ma non è finita. Allontana la minaccia qui. Va via la grande. Potrebbe trovare il pari. La mette dentro e adesso è tutto in parità.
un gol che unisce tecnica, potenza, fisico, ha fatto parecchi metri palla al piede prima di presentarsi davanti al portiere e batterlo. Replay meritatissimo. Hanno pareggiato, dunque 1-1. Proseguono nell'avanzata. Subito smentiti, sfuma l'azione. Azione interessante questa, attenzione. Recupero fantastico, sbroglia una situazione difficile. Buono il recupero, possono ricominciare. Entrata pulita questa. Muovono il pallone senza fretta, aspettare il momento giusto. Sessanta secondi da recuperare. L'arbitro manda le squadre negli spogliatoi dopo un primo tempo equilibrato che si chiude sull'1-1. Si riprende a giocare dopo un primo tempo chiuso in parità, è difficile fare pronostici. Hanno spezzato bene la trama qui. Chiude bene il triangolo, cerca la soluzione personale, il portiere chiude la porta e disinnesca questa conclusione. Stava già per risultare e non sarebbe stata la prima volta oggi. Bravo e attento l'estremo difensore. A spazio, prova, tentativo respinto, intercetta anche questa conclusione. Intervento ruvido ma efficace per recuperare il pallone. Attenzione, hanno la possibilità del contropiede. C'era spazio ma l'hanno gestita male. Palla interessante nello spazio. Pallone in gioco, attenzione. Pericolo scampato. Può correre lungo l'out. Spazio per il cross. Taglia in mezzo. Si oppone alla conclusione. Occhio qui alla ripartenza. Si libera dell'avversario. Il cross viene intercettato dal portiere. Lettura perfetta e palla recuperata. Palla interessante per scavalcare la difesa. Sale la bandierina, è un peccato per loro perché era un'azione interessante. Anticipato troppo il movimento per prendere in contropiede la difesa, finendo in offside. Ecco il momento della sostituzione. Si resta in parità, provano il possesso palla per far uscire gli avversari. Può effettuare il traversone in area. Con grande personalità ha fermato l'azione d'attacco. C'è spazio per la ripartenza. Occasione per il contropiede, possono far male. Ripartenza che non va a buon fine e difesa che recupera il pallone. Occhio, cerca l'area di rigore.
Attenzione perché è pericoloso. Palla che finisce sul palo. Decisivo il palo poco fa per negare loro la rete del vantaggio. Finale intenso, match che resta aperto a qualsiasi risultato. Non si accontentano del pareggio, adesso vogliono vincere la partita. Ha molto spazio per andare. Il portiere si oppone, ma il pallone è ancora lì. C'è una buona occasione. Grande intervento del portiere. Siamo entrati negli ultimi 180 secondi di gara. Taylor perde il controllo della sfera. Finisce qui, dunque, con risultato di parità. Match equilibrato tra due squadre che però a un certo punto sono anche sembrate accontentarsi del pari, eh? Hanno dato l'impressione proprio di aver pensato meglio un punto che niente. E questo è un peccato.